stiamo entrando nel cuore di quello che sarà questa serata, una serata molto molto importante. Come vi dicevo, la Sagra delle Rose non è solamente musica, balli e canti, ma anche salute, cultura ed ambiente. E infatti questa sera andremo a trattare proprio degli argomenti importanti, come il problema ambientale e le polveri sottili. Abbiamo stasera con noi colui, pensate, che ha ideato e progettato nel campo della cardiochirurgia e chirurgia vascolare ed è un solo autore di numerosi articoli scientifici sulle nanopatologie, docente in diversi master internazionali e nazionali e ancora, nonché nel 2004, alla direzione scientifica del laboratorio Nanodiagnostic di Modena. Avremo modo di porgere a lui tantissime domande perché, tra l'altro, questa sera è una serata molto particolare. Proprio per questo volevamo ringraziare anche tutta la popolazione di Fontenuova che ha fatto sì che anche manualmente, materialmente, potevamo fare questa serata. Un tributo va anche alla dottoressa Antonietta Gatti, che ha avuto riconoscimento da tutte le rappresentazioni mondiali del 1° giugno in Cina, dove è stata, pensate, designata come Fellow Unione Internazionale della Scienza dei Biomateriali e degli Ingegneri, ponendola nella rappresentazione, pensate, di 32 scienziati, 32, e ancora in uno dei laboratori di nanopatologia di Modena. Uno di questi sono i 100 laboratori al mondo più rappresentati nell'ambito scientifico. Beh, io non voglio usare altre parole perché per me sarebbero allora molto molto grandi. Farei un grandissimo applauso chiamando il professor Stefano Montanari. Buonasera. Buonasera, mi dispiace di non essere un comico perché sicuramente avrei riempito la piazza. Quello che vi dirò io sarà qualcosa per cui c'è poco da ridere, veramente poco da ridere. Voi avete un sacco di problemi. Io purtroppo sono stato chiamato per richiamare questi problemi e per non per offrirvi delle soluzioni, ma semplicemente perché voi sappiate che questi problemi esistono e sappiate che in molti casi è possibile anche metterci una pezza. Non dico ritornare come si era 50 anni fa, 100 anni fa, però una pezza si può mettere. Preparatevi perché purtroppo questa sarà una serata piuttosto lunghetta. Sarà lunghetta e, credetemi, sarà molto succinta, perché quello che io avrei da dire prenderebbe non delle ore, ma delle settimane, dei mesi probabilmente. Questi sono alcuni dei problemi che affliggono la vostra zona, il vostro comune, ma non sono soltanto questi, non sono gli unici. Voi purtroppo siete inseriti in un ambito territoriale che è l'Europa, che veramente non brilla per pulizia. Io poi addirittura vengo dalla pianura padana, che ufficialmente per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è la zona più inquinata d'Europa, è una delle 4 zone più inquinate del mondo, quindi io sto peggio, decisamente peggio di voi. Vorrei leggervi, vi mostro, una frase del Dalai Lama, una frase del Dalai Lama che è un orientale, ma che ha capito perfettamente lo spirito nostro, lo spirito degli occidentali. Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Ed è esattamente quello che noi stiamo facendo adesso. Noi stiamo spendendo un sacco di soldi oggi per recuperare quello che abbiamo perso ieri e purtroppo continuiamo a spendere. Gran parte di quello che io vi dirò questa sera è frutto di un progetto europeo, che è questo, si chiama Nanopathology. Noi, mia moglie e io, siamo gli scopritori delle nanopatologie, delle patologie da micro e nanopolveri. Qualcuno mi ha definito un professorucolo di Modena. Vabbè, certo, sono 67 kg, non sono un colosso, però tutta questa roba a livello mondiale l'ho scoperta io insieme con mia moglie. Ci abbiamo messo un po' di anni a farlo capire alla classe medica, all'università, però poi alla fine ci sono arrivati anche loro con qualche annetto di ritardo. La comunità europea già nel 2002
ci ha messo a capo di un gruppo scientifico di ricerca in cui c'era tra gli altri l'Università di Cambridge, che è in tutte le classifiche mondiali tra le prime tre università del mondo. Calcolate che la prima università italiana in classifica è Bologna, che è 212esima. Bene, noi, il professor Rucola di Modena è stato messo a capo di questo, di una delle università più prestigiose del mondo, ma questo non ha importanza. Questo appunto è invece mia moglie, che lavora con me, che è molto più brava di me, quando è stata inserita in questo gruppo dei 32 scienziati top al mondo. Noi ci occupiamo di polveri. Le polveri di cui noi ci occupiamo sono solide, perché esistono delle polveri anche che non sono solide, per esempio la spuma del mare è una polvere a tutti gli effetti, ma non è solida, è liquida. Sono solide. Queste sono una fotografia al microscopio elettronico di una di queste polveri. Sono inorganiche. Io adesso commetto un piccolo errore, piccolo poi mica tanto, comunque un errore chimico, dicendovi che inorganico vuol dire che non contiene carbonio. In realtà non è proprio così, ma è quasi così. E non si sciolgono né nell'acqua né nei grassi. Queste tre caratteristiche insieme fanno sì che queste particelle, una volta prodotte, siano eterne. Eterne significa che fatte non scompaiono più. Né la natura né l'uomo hanno mezzi per liberarsi di queste particelle. Quindi, anche se noi ne producessimo una all'anno, andremo comunque a peggiorare la situazione preesistente. Questa è una cosa su cui forse qualcuno dovrebbe meditare. Da dove vengono queste polveri, queste particelle? Beh, la natura è sicuramente una produttrice di particelle, per esempio i vulcani, vedete questo fumo, in parte vapor d'acqua, ma in gran parte è fatto da polveri. La sabbia del deserto, guardate un po', questa, non so se riusciate a vederla, ma questa è una fotografia da satellite, questa è la costa nord-occidentale dell'Africa, questa è polvere sahariana che finisce in mezzo all'oceano, quindi fa qualche migliaio di chilometri. Le rocce, quando sono attaccate dal tempo, dal vento, dalla pioggia, dal caldo, dal freddo, producono delle polveri, delle nanoparticelle, delle micro e delle nanoparticelle. Gli incendi del bosco, gli incendi boschivi, gli incendi delle piante, anche questi, poi lo vedremo meglio, producono con il fuoco queste polveri. Ma l'uomo è il vero produttore di queste polveri, di questi veleni. Come fa l'uomo a produrli? Beh, facendo dei buchi, delle cave, delle miniere, buttando delle acque di scarico, un po' di tutto. Io sono reduce dalla Cina adesso, dove sono stato chiamato dai politici locali per i loro problemi di inquinamento, e ho visto i loro fiumi e sono una cosa veramente terrificante, ed è quello che si avviano a essere i nostri fiumi. L'invecchiamento degli edifici e degli asfalti. L'uomo è l'unico animale che vive in tane non naturali. Le nostre tane si chiamano case, sono le case, sono fatte di qualche cosa che non è naturale, sono fatte di cemento, sono fatte con l'intonaco, sono fatte di un po' di tutto. Questi materiali con il tempo, ma tempi brevi, invecchiano, reticolano, per esempio un muro reticola vuol dire fa delle piccolissime crepe, e da queste piccolissime crepe escono delle particelle, escono delle polveri. Stessa cosa succede con gli asfalti. Gli asfalti si consumano, gli asfalti vengono attaccati dagli agenti atmosferici e liberano queste polveri, queste particelle. Inutile che io vi stia a raccontare che le industrie inquinano, lo sappiamo tutti, che il traffico inquina, lo sappiamo tutti, che le discariche inquinano. Poi fra un po' chi riuscirà a resistere vedrà come e perché inquinano. Le centrali termoelettriche a oli pesanti o a carbone, voi qui vicino, voi pensate che siano lontanissimi, in realtà ce l'avete a un tiro di sputo, una centrale a carbone terribilmente inquinante, l'amianto. Dell'amianto io parlerò 3 minuti fra un po', perché è molto didascalica la cosa, molto didattica, si imparano molte cose meditando 3 minuti sull'amianto, poi ne parleremo. Gli inceneritori sono la follia, veramente la follia dell'uomo di oggi, perché vanno contro la scienza ormai
assodata, consolidata da secoli, e vanno contro anche il buon senso, ne parleremo. Io mi sento spesso rivolgere questa domanda. Io abito a 10 km, 15 km, 5 km da una fonte inquinante, che può essere un inceneritore, una centrale a biomassa, un cementificio, una fonderia. Sono a rischio? Guardate un po', guardate questa fotografia. Questa è un'altra fotografia da satellite, fatta con dei sistemi particolari. Questa è l'Africa, l'Africa nord-occidentale. Queste sono le polveri del Sahara. Le polveri del Sahara sono le polveri più fini che esistano in natura, le polveri di sabbia più fini che esistano in natura, e pesano all'incirca da 1 a 100 milioni di volte più delle polveri prodotte per esempio da un inceneritore di rifiuti o da un impianto a biomassa. Bene, queste polveri che pesano da 1 a 100 milioni di volte di più, guardate un po' che percorso riescono a fare. Riescono ad attraversare l'Oceano Atlantico e finiscono, guardate un po', qui nel Golfo del Messico. Io qualche anno fa ho fatto un viaggio di studio negli Stati Uniti e le ho trovate proprio qui, erano chiaramente le polveri del Sahara. Quindi se una polvere che pesa da 1 a 100 milioni di volte più delle polveri dell'inceneritore, e fanno, queste polveri fanno 3, 4, 5, 6 mila chilometri, pensate un po', uno che sta a 5 km, 10 km da un inceneritore. L'uomo è un animale strano, l'uomo è un animale unico per tantissimi versi, e l'uomo ha inventato qualche cosa che la natura non ha mai conosciuto, non conosceva: i rifiuti. La Terra esiste così come pianeta più o meno da 4 miliardi e mezzo di anni. Da 3 miliardi e 800 milioni di anni esiste la vita sulla Terra. Per 3 miliardi e 800 milioni di anni nessun essere vivente ha mai prodotto un solo rifiuto, mai. Tutti i rifiuti di un essere sono vitali per un altro essere, quindi rientrano in un ciclo perfetto. La natura funziona solo ed esclusivamente in cerchi, in circoli. Pensate per esempio alle piante, le piante verdi. Le piante verdi sono verdi perché hanno un pigmento all'interno delle foglie. Dentro le foglie ci sono dei piccoli organelli che si chiamano cloroplasti, che contengono la clorofilla, un pigmento verde. La clorofilla consente alle piante di catturare l'anidride carbonica che sta nell'aria. Poi la pianta succhia l'acqua da terra e c'è una reazione chimica che avviene grazie al sole, grazie all'energia solare. Questa reazione chimica fa sì che l'anidride carbonica e l'acqua diventino amidi, diventino zuccheri. E quindi la pianta verde cattura l'anidride carbonica, ma si libera di uno scarto, qualche cosa che la pianta non sa utilizzare, che è l'ossigeno, che per noi è vitale. Ma per noi è vitale l'ossigeno, sì, ma è anche vitale eliminare il nostro rifiuto, che è l'anidride carbonica, che a sua volta è fondamentale per la pianta, e così per sempre, per omnia saecula saeculorum. Cerchi di questo genere ci sono a centinaia, a migliaia in natura. Bene, l'uomo è arrivato 2 milioni di anni fa circa e ha cancellato, nel suo modo di vivere, ha cancellato questa maniera della natura di agire, di comportarsi. L'uomo si comporta secondo una linea retta. L'uomo non ricicla niente, l'uomo abbandona lungo questa linea retta qualche cosa che la natura non riconosce, i rifiuti, qualche cosa che la natura respinge, e oggi ce ne stiamo accorgendo a carissimo prezzo. Perché? Perché l'uomo ha tra le tante particolarità quello di essere un animale energivoro, è l'unico essere vivente che ha bisogno di un'energia, che ha bisogno, non ne aveva bisogno in realtà dal punto di vista biologico, ma da 500.000 anni fa, quando l'uomo ha scoperto come utilizzare, come accendere e utilizzare il fuoco, l'uomo ha bisogno di energia ricavata non
dal sole, che è l'unica fonte energetica della natura, ma da qualche cosa d'altro. L'uomo spreme la terra, l'uomo spreme la natura, nessun altro animale lo fa. E lo fa in una maniera molto molto poco efficiente. Guardate un po', una lampada incandescenza come queste, riesce a utilizzare il 7% dell'energia che consuma. Il 3% viene perduto nell'estrazione del petrolio, perché nella maggior parte dei casi la lampadina funziona tramite un sistema che è innescato dal petrolio, delle centrali a oli pesanti. L'1% viene perso per il trasporto di questo petrolio, il 7% dalla raffinazione, il 53% viene perduto all'interno della centrale, poi c'è un altro trasporto sulle linee elettriche, un altro 2%, 27% di energia perduta come raggi infrarossi che non ci servono, 7% arriva lì. Cioè noi sprechiamo delle quantità immense di un'energia che non ci appartiene, che è quella della terra, quella imprigionata nella terra, quella che noi stiamo consumando. Ora dovete sapere che ogni combustione, nessuna esclusa, produce delle polveri sottili e polveri ultrasottili. Quindi dalle combustioni escono delle polveri, delle particelle che si chiamano particelle primarie, poi vediamo tra un po' perché. Con queste particelle primarie escono dei gas che sono degli ossidi d'azoto, degli ossidi di zolfo, dell'ammoniaca e dei composti organici, cioè composti che contengono carbonio, che dipendono da che cosa io in quel momento sto bruciando. Quindi ce n'è un'infinità, sono molte, moltissime migliaia, centinaia di migliaia di composti organici diversi. Questi gas entrano nell'atmosfera e l'atmosfera trovano dell'ozono, che è una forma particolare dell'ossigeno, si chiama forma allotropica dell'ossigeno, trovano del vapor d'acqua e trovano dei radicali liberi che, semplificando molto, sono degli spezzoni di molecola molto molto reattivi. Bene, questi composti, insieme con questi altri composti che trovano in atmosfera, sotto l'azione dei raggi ultravioletti della luce, si condensano, fanno quella che si chiama una condensazione fotochimica e formano delle altre particelle che si chiamano particelle secondarie. Vedremo perché sono di estrema importanza queste particelle secondarie. Questa è una frase che io ho preso da un lavoro fatto dal CNR di Bologna: il particolato di fondo nella pianura padana. Pianura padana perché lui aveva studiato il fenomeno a Bologna, quindi, ma è uguale in tutto il mondo. Durante la stagione estiva risulta essere di natura prevalentemente secondaria. Circa il 75% delle polveri sottili non è emesso direttamente in atmosfera come tale, ma si forma per reazioni chimiche in aria. Perché è così importante questa frazione, che è il 75%, cioè il triplo di tutte le polveri? Perché non ne parla nessuno. Poi vedremo perché non ne parla nessuno e che cosa fanno queste polveri secondarie. Quanto riescono le polveri a penetrare nell'organismo? Beh, molto. Sono molto piccole. Pensate, se la sabbia del Sahara riesce a fare 5.000 km galleggiando nell'aria, pensate a una polvere che pesa milioni di volte di meno. Quindi galleggiano in aria e si comportano più o meno come un gas, per molti versi come un gas, ed entrano nei polmoni e vanno tanto più in profondità nell'albero respiratorio quanto più sono piccole, quanto più sono sottili, riescono a raggiungere gli alveoli polmonari. Gli alveoli polmonari sono 300 milioni di sacchettini piccolissimi in cui noi scambiamo l'anidride carbonica, che è il nostro scarto, con l'ossigeno che prendiamo. Bene, queste polveri, finite negli alveoli polmonari, entro 60 secondi finiscono nel sangue. Stessa cosa succede quando noi ingeriamo queste polveri, perché poi alla lunga si posano su frutta, verdura, cereali, finiscono nella carne, finiscono nel latte, finiscono un po' dappertutto.
quindi noi le mangiamo, e anche dallo stomaco, dall'intestino, queste polveri finiscono nel sangue. In circa un 10% della popolazione queste polveri fanno dei guai. Questa è una fotografia al microscopio elettronico fatta in un laboratorio da noi. Questi sono dei globuli rossi, i puntini che ci vedete sopra sono delle particelle, in questo caso erano particelle di mercurio. Questa fotografia invece vi fa vedere sempre dei globuli rossi, questo è uno striscio di globuli rossi mentre prima era una gocciolina. Queste particelle sono non sopra il globulo rosso, ma sono nella parte, diciamo così, liquida del sangue, quella che si chiama plasma. E queste particelle nel sangue, in un 10% della popolazione, fanno un guaio. Il guaio è questo. Il sangue, nella sua parte liquida, io semplifico molto, contengono una proteina che si chiama fibrinogeno ed è sciolta. Queste particelle vanno a disturbare questo fibrinogeno e lo trasformano in un'altra proteina che si chiama fibrina. Questa fibrina non è più solubile, ma è solida, e sono proprio queste barbe che voi vedete. Queste sono le particelle che ci sono che hanno provocato questa trasformazione. Perché è così importante questa reazione? Perché questo che si è formato è lo scheletro di un trombo, è lo scheletro di un coagulo di sangue. E allora, se questo fenomeno avviene nelle vene, ecco che ci sia un trombo venoso. Queste sono particelle di ferro, cromo e nickel, qui vedete l'analisi chimica fatta con un sistema speciale che si chiama EDS. Questo intorno che si è formato intorno è il trombo. Quando siamo nelle vene, questo trombo per forza migra nei polmoni e dà luogo a una malattia che si chiama tromboembolia polmonare, che è la terza causa di morte al mondo. C'è un lavoro fatto in Svezia su 30 anni di autopsie che dimostra che il 13,6% di tutte le morti è causato da tromboembolia polmonare. Se siamo invece nelle arterie, perché questo fenomeno avviene anche nelle arterie, possiamo avere, qui vedete, il trombo, questo è un trombo intorno a delle particelle di alluminio, silice e potassio, si può avere un infarto del miocardio o un ictus cerebrale, per esempio. Questo è un altro infarto del miocardio, qui si vedono fra l'altro molto bene anche i globuli rossi. Quello avviene nel circa un 10% della popolazione, il 10% della popolazione che non produce una sostanza che si chiama urochinasi, che è una sostanza che è capace di sciogliere i trombi. Nel 90% della popolazione invece questa sostanza c'è, e quindi queste polveri continuano a viaggiare nel sangue e finiscono entro una sessantina di minuti in tutti gli organi: fegato, reni, cervello, gonadi, stomaco, dappertutto. E questi organi si comportano esattamente come dei filtri meccanici, quindi bloccano queste particelle, le bloccano e le trattengono. E succede una cosa di questo genere. Eccole qua, queste sono le particelle. Non essendo capace l'organo, qualsiasi organo, di liberarsi di queste polveri, di queste particelle, le circonda un tessuto particolare, un tessuto che si chiama tessuto di granulazione, un granuloma, è un tessuto infiammatorio che alla lunga si trasforma in un cancro. Eccolo qua, vedete, questo è lo stesso fenomeno di prima nei reni, alla lunga è diventato un carcinoma renale. Questa è l'analisi delle particelle, titanio, stronzio, cloro, ferro. Ma a seconda dell'organo colpito si hanno diversi tipi di cancro. Questo per esempio è un linfoma di Hodgkin, una malattia che sta diventando sempre più comune. Eccolo qua, questo è un altro linfoma. Questo è un linfoma non Hodgkin, che un'altra versione del linfoma, in questo caso molto più grave. Mentre dal linfoma di Hodgkin più o meno si se la cava, non sempre, qui 5 anni e poi si va in genere. Altri tipi di cancro: colpisce la tiroide, bene, un cancro della tiroide. Ma ci sono anche altre
altri fenomeni che avvengono con queste polveri. Eccolo qua, questa è un'altra delle scoperte dei due professori, quelli di Modena. Noi abbiamo scoperto, tra l'altro è buffa la cosa perché questo l'abbiamo scoperto nel 2001 e l'anno scorso l'ha scoperta di nuovo un'università italiana pubblicandola, noi l'avevamo già pubblicata nel 2001. Vabbè. Scopriamo che queste particelle sono capaci di entrare nel nucleo delle cellule. Questa è una cellula epatica, cellula del fegato, e queste sono delle polveri, delle particelle che sono entrate. Naturalmente sono entrate. Quando siamo in queste condizioni, quelle polveri vanno a interferire con il DNA. Il DNA è il libretto di istruzione delle nostre cellule. È un filamento doppio, sono quasi 2 metri di filamento, in cui sono scritti miliardi di informazioni. Bene, queste polveri, queste particelle, vanno a interferire con questa scrittura. E quindi vanno a scombinare le pagine del libretto di istruzioni, in modo che la cellula non capisce più come si deve comportare. Quando le cellule si ammalano o sono attaccate in qualsiasi maniera, hanno molte maniere per difendersi. L'ultima delle quali, l'extrema ratio, è il suicidio cellulare, si chiama apoptosi. La cellula si suicida perché deve difendere le cellule circostanti, quindi non vuole andare a interferire negativamente con le cellule circostanti. In questo caso, quelle polveri tolgono la capacità di apoptosi, cioè le cellule non sono più capaci di morire, diventano eterne, ma ahimè si riproducono in una maniera sbagliata, quindi si riproducono in eterno in maniera patologica, si chiama cancro. Grazie a questa scoperte dei professori Roccoli di Modena, la comunità europea ci ha messo a capo di un altro gruppo di ricerca, molto più grosso del precedente, in cui abbiamo poi studiato più a fondo questo fenomeno. Un'altra scoperta che abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto circa 12-13 anni fa, è questa: le particelle sono capaci di entrare nel liquido seminale, nello sperma. Questo è uno spermatozoo. Queste forse riuscite a vederle, forse no, sono delle nanoparticelle, queste sono 2 microparticelle, sono più grosse. 2 cose succedono. La prima, il portatore di questo fenomeno, di questa condizione, diventa sterile. E diventa sterile perché la codina dello spermatozoo diventa pigra, non è più capace di battere come dovrebbe. E quindi lo spermatozoo fatica ad arrivare alla cellula uovo. Tenete conto che è vero che entra un solo spermatozoo nella cellula uovo, ma ne occorrono molte migliaia intorno alla cellula uovo perché questa cellula si apre. E ne occorrono migliaia perché ogni spermatozoo produce un determinato enzima, cioè una determinata sostanza che fa sì che l'uovo si apra. Se questi spermatozoi sono pigri, ecco che la cellula non si apre più e quindi l'uomo diventa sterile. Ma c'è un altro problema: quando questo signore ha un rapporto sessuale non protetto, la sua compagna sviluppa nel canale vaginale delle piaghe sanguinanti, molto dolorose, e non sono trattabili né chirurgicamente né farmacologicamente. Si chiama burning seme disease, la malattia del seme che brucia, malattia del seme urente. Un'altra cosa che noi abbiamo scoperto, che noi abbiamo fatto solo scoperte molto sgradevoli, è questa. Questo è un cadavere di un bambino. Questo bambino è morto dopo 8 ore dalla nascita. Qui è sul tavolo in cui abbiamo fatto l'autopsia. Aveva le mani e i piedi malformati. Questo è l'unico cadavere che io vi faccio vedere, perché gli altri sono veramente, cioè c'è da sentirsi male veramente. Bene, era coperto di queste macchie. Facciamo l'autopsia insieme con l'anatomopatologo, ovviamente, e l'anatomopatologo dà una diagnosi di leucemia mieloide acuta, cioè il bambino si era ammalato nel grembo materno, nel grembo di una madre sana. Il bambino sviluppa un cancro, in questo caso una leucemia, poi ne abbiamo visti altri,
all'interno del grembo materno da una madre sana. Che cosa era successo? Era successo che, e questo noi l'abbiamo visto portandoci a casa tutti i testettini dei vari organi, era successo che questo bambino assorbisse l'inquinamento esterno. Guardate un po', questo è il rene del bambino, ci abbiamo trovato queste particelle con questa composizione chimica. Questo, eccolo qua, fotografia al microscopio, questi linfonodi, le particelle, questo è il cuore particolarmente interessante, era perché c'erano delle particelle perfettamente sferiche, le particelle sferiche sono proprio tipiche della combustione. Eccole qua, questo è il cervello. Bene, tutte queste polveri noi le avevamo trovate circa 6 mesi prima, perché la Procura della Repubblica di quella città, che era Mantova, il bambino era nato a Mantova, ce l'aveva incaricato di studiare l'inquinamento della città, l'inquinamento atmosferico. Quindi noi avevamo trovato nella città le stesse polveri che poi abbiamo trovato nel bambino. Andando avanti con i nostri studi, fino a che ci è stato permesso, fino a che Beppe Grillo non ci ha portato via lo strumento con cui lavoravamo, noi abbiamo visto una cosa molto interessante. Cioè abbiamo visto che le madri, le donne gravide, non si ammalano. Non si ammalano di malattie da nanoparticelle, quelle che noi chiamiamo nanopatologie, perché tutte queste polveri finiscono nel bambino. Cioè il bambino salva in qualche modo la madre, rimanendone poi offeso chiaramente. Nella maggior parte dei casi si hanno degli aborti, infatti gli aborti sono andati alle stelle in questi ultimi anni, però ci sono anche malformazioni e cancri, raramente compatibili con la vita, ma quando sono compatibili con la vita è un guaio grosso. Bene, leggete un po' questa frase. Questa tradotta in italiano è: per il particolato, cioè per le particelle, non è stato identificato nessun livello di sicurezza. Cioè, qualsiasi quantità, qualsiasi concentrazione di polveri ci sia in atmosfera, quelle deleterie per l'organismo. Questo non l'ho detto io, questo l'ho detto la Comunità Europea. Questo, in un rapporto del agosto 2007, a pagina 9, ci trovate questa frase. Cioè, questa è una cosa abbastanza buffa, perché la Comunità Europea dice fino a 40 microgrammi di polveri PM10, non vi sto a spiegare cosa sono le PM10, comunque sono delle polveri, in un metro cubo di aria potete stare tranquilli. E poi dall'altra parte, dove fa il rapporto veramente scientifico, ti dice: guarda che abbiamo scherzato, non è vero. Nessun livello di sicurezza esiste per le polveri, lo dice la Comunità Europea. Allora, che cosa sono queste nanopatologie di cui abbiamo parlato? Beh, abbiamo visto ictus, abbiamo visto l'infarto, abbiamo visto la tromboembolia polmonare, abbiamo visto dei cancri, eccoli qua. Guardate questo per esempio è molto interessante, anche perché è roba vostra. Questo è di una bambina di 7 anni, abitante negli immediati dintorni di Roma. Questa si è ammalata di un osteosarcoma, cioè di un cancro delle ossa. Queste sono le particelle che noi abbiamo trovato nel tessuto osseo, e la loro composizione era una lega di magnesio, alluminio, titanio, silicio, ferro, zolfo, piombo, bismuto e rame, tipico dell'incenerimento dei rifiuti. Questo invece è un altro bambino, un bambino di 6 anni, di Forlì, che si ammala a 6 anni di cancro della prostata, poi morirà a 11. Anche qui questi sono degli agglomerati di particelle: ferro, cromo, nickel, stagno, bario, oro, argento, rame, silicio, zolfo. Il bambino abitava tra 2 inceneritori di rifiuti, uno rifiuti ospedalieri, uno rifiuti solidi urbani. Questo è un cancro della mammella, sempre, vedete che belle particelle tonde, queste sono proprio tipiche da alta temperatura. Anche questo cancro del polmone, cancro del cervello. Ecco, una cosa interessante è che queste particelle sono capaci di arrivare al cervello, cosa che una volta si pensava non fosse possibile. Questo è un mesotelioma pleurico. Il mesotelioma è un cancro tipico dell'amianto, anche se ci sono anche altri agenti che danno il mesotelioma. L'amianto
è questo filamento che voi vedete, queste cosette che ci vedete sopra, si chiamano perle in termine tecnico, è un proteinato di ferro che c'è precipitato sopra. L'amianto è a tutti gli effetti una nanoparticella, perché una delle sue dimensioni è di qualche nanometro, quindi tecnicamente è una nanoparticella. Poi, ecco qua, guardate un po' l'amianto. L'amianto è molto indicativo per certe cose. Noi sapevamo che l'amianto è cancerogeno da 2000 anni. Lo sapevamo perché un signore che si chiamava Plinio il Vecchio, perché poi aveva un nipote, Plinio il Giovane, questo signore era un generale di stanza in Germania, però aveva una passione, il generale di cavalleria, la passione era quella della scienza. Scrive un libro che si chiama Naturalis Historia, eccolo qua, in 37 volumi, e in uno di questi volumi scrive: non comprate gli schiavi che hanno lavorato in una miniera di amianto, perché sono una fregatura, muoiono presto. E dice anche: chi lavora in una miniera di amianto si deve mettere una mascherina. Cioè, già lui, nel primo secolo dopo Cristo, perché lui muore nel 79, muore sul Vesuvio, perché poi diventa capo della protezione civile quando erutta il Vesuvio, vi ricordate Ercolano, Pompei, eccetera, e lui già allora si era accorto che il problema dell'amianto era l'inalazione di queste polveri di amianto. Noi abbiamo impiegato fino al 1992 per mettere fuori legge l'amianto, legge poi recepita nel 93. Quindi ci abbiamo impiegato quasi 2000 anni. Perché ci abbiamo impiegato 2000 anni? Perché lo sapessimo perfettamente della cancerogenicità. Perché l'amianto è molto comodo, è facile da trovare, costa pochissimo, è un ottimo coibentante, un ottimo ignifugo e permette dei guadagni enormi. Pensate ai guadagni immensi che si sono fatti con l'amianto mescolandolo al cemento, il famoso Eternit. E allora che cosa fanno gli industriali? Vanno a prendere dei professori, degli scienziati, che per quattro soldi si prostituiscono, quattro soldi, un piccolo avanzamento di carriera, si prostituiscono e scrivono dei lavori, tra virgolette, scientifici, in cui, sempre tra virgolette, dimostrano che l'amianto è perfettamente innocuo. Che cosa fa il politico? Che naturalmente si affida allo scienziato, dice allo scienziato: mi rassicura, io posso tranquillamente continuare a ricevere i miei regali sotto l'albero di Natale e a tenere nell'ambito di legge l'amianto. Nel 1992, davanti a una strage a livello mondiale, l'amianto viene messo fuori legge. Oggi si stanno facendo i processi. La cosa buffa è che questi processi trattano di morti avvenute negli anni 70, 20 anni prima che venisse messo fuori legge l'amianto. E perché? Perché questi industriali non avevano vigilato, in realtà perché si sapeva perfettamente che l'amianto era cancerogeno, anche se la legge diceva che non era vero. Questo signore, uno dei due dell'amianto emiliano e dell'amianto piemontese, è morto, è un vecchio barone belga, l'altro invece uno svizzero, si è beccato 18 anni di carcere, che non ascolterà mai perché lui ben si guarderà dal venire in Italia. Però questo ci deve far pensare a tutte le castronerie, a tutte le follie, a tutte le sciocchezze, a tutte le criminalità che gli scienziati
che hanno voglia di prostituirsi scrivono per offrire degli alibi a industriali e politici. Sono dei criminali. Come sono dei criminali questi industriali e questi politici che danno e ricevono denaro? La stessa cosa oggi sta succedendo per gli inceneritori, per le centrali a biomasse, per le porcherie che si mettono nei cementifici. Uguale. Passeranno 20 anni, questa gente dovrà rispondere a qualcuno, forse passerà meno, dovranno rispondere a qualcuno. Già abbiamo un bel precedente. Ma c'è molto di più tra le patologie. Queste polveri danno tutta una lunga serie di patologie, a volte anche relativamente poco gravi, l'insonnia, però provate a non dormire per 40 anni, vedete che non è poi così leggera la cosa, perdita di memoria. Oggi si sta vedendo che il Parkinson e l'Alzheimer possono derivare da queste polveri, malattie addirittura insospettabili come il diabete. Perché come il diabete? Noi ce ne siamo accorti andando a New York, quando crollarono le torri gemelle a New York, era il famoso 11 settembre 2011. Noi scrivemmo su New York e altri Tribune: attenzione, non andate nel luogo dove sono caduti gli edifici, che non erano due come si dice normalmente, ma erano 9, perché ci sono queste polveri che galleggiano. C'era 1.800.000.000 di tonnellate di polveri che galleggiavano. Non andateci perché intanto non salvate nessuno, perché sono morti tutti, e poi perché vi ammalate. Naturalmente non fummo creduti, ma nel 2004, nell'agosto 2004, il mio telefono cellulare squilla e mi chiamano curiosamente da New York e mi dicono: non è che potreste fare un saltino a New York? Abbiamo 170.000 malati. Noi siamo andati, e ancora adesso noi lavoriamo a New York, sui pompieri che sono stati impegnati intorno a quello che si chiama oggi Ground Zero. Sono tutti ammalati, tutti. Pensate che i cani sono morti tutti, i cani che erano andati ad annusare per trovare niente. Quindi ci siamo accorti del diabete, ce ne siamo accorti là, perché il diabete improvvisamente è andato alle stelle, triplicato a New York, perché queste polveri finiscono nel pancreas. Il pancreas è la ghiandola che attraverso delle cellule particolari, si chiamano isole dell'Angerhans, che sono contenute in questa ghiandola, producono l'insulina, l'ormone che ci permette di metabolizzare i grassi e gli zuccheri. Quanto sono grandi queste particelle? Prendiamo come paragone un atomo di idrogeno è 10 al meno 10 metri, cioè occorrono 10 miliardi di atomi per fare un metro. Quando diciamo nanoparticella, qualcosa che va da 10 a 1000 volte oltre quel diametro, una microparticella va da 10.000 a 100.000 volte oltre, ma anche queste, che sono le più grossolane, si vedono solo al microscopio elettronico. Più sono piccole queste particelle, più sono aggressive. E perché più sono piccole, più sono aggressive? Perché ovviamente più sono piccole, più sono capaci di penetrare all'interno delle cellule. Una particella grossa non finirà mai dentro un nucleo che è più piccolo, ma una particella piccola sì. Ora teniamo conto di qualche cosa che si trovava e si trova ancora in tutti i libri del liceo e in tutti i libri dell'università, ma qualcosa di cui qualcuno preferisce non ricordare, qualcuno preferisce che non esista questa cosa. Un signore, che è questo, si chiama Antoine Laurent Lavoisier, nel 1786 scopre, lavorando insieme alla moglie, come me, scopre quello che si chiama principio di conservazione della massa. Cioè scopre quello che già un filosofo greco del V secolo a.C., che si chiamava Anassagora di Clazomene, aveva scoperto. Cioè il famoso nulla si crea, tutto si trasforma, nulla si distrugge. Lavoisier scopre che non è possibile, qui statemi bene attenti, non è possibile perdere un solo atomo, un solo elettrone della materia. Cioè io qualsiasi cosa faccia su della materia, continuerò ad avere quella massa, quei nuclei, quegli elettroni, quei protoni, non perderò nulla, assolutamente nulla. Per rigore storico vi dirò poi che, e questo a consolazione di qualcuno a cui questa legge della fisica, della natura, fa tanto dispiacere, Lavoisier
finisce decapitato. 1794, il boia ghigliottina Lavoisier. Lavoisier faceva l'esattore delle tasse e quindi è cascato sotto le ire dei rivoluzionari. Veniamo a voi, più strettamente a voi. Questi siete più o meno voi, la zona vostra. Un bello svincolo, l'autostrada, una bella discarica, un bel cementificio. Cominciamo dai cementi. Bene, io vi ho detto che qualsiasi combustione genera polveri primarie e secondarie. Poi parliamo meglio delle secondarie, perché non se ne parla mai. E quindi già bruciare cemento provoca la formazione, produrre cemento ad alta temperatura già produce polveri primari e secondari. Adesso si è andati a scoprire che è tanto bello aggiungere al falò del cemento, aggiungere i rifiuti. Si mettono i rifiuti dentro che fanno tanto comodo. Bene, sappiate che le polveri che si sviluppano da questa combustione dei rifiuti, si è usato pertanto anche, ancora oggi si usa il cosiddetto petcock, cioè la parte più scadente, infima della trasformazione del petrolio che veniva bruciata e viene ancora bruciata nei cementifici. Oggi addirittura ci si aggiungono i rifiuti, per esempio i copertoni da camion si sono sempre usati, io l'ho sempre visti nei cementifici. Bene, questo cemento, e questo lo dice l'università, lo dice il Politecnico di Milano, questo cemento che contiene queste polveri ha delle caratteristiche meccaniche inferiori a quelle che sarebbero senza le polveri. Un paio d'anni fa addirittura ci fu nella provincia di Treviso una farmacista che si costruì una casa, che era stata costruita con del cemento di questo genere, la casa crollò e lei fece causa al costruttore e vinse la causa proprio perché il cemento era scadente. Ma c'è molto di peggio, cioè questo cemento non funziona più? Questo cemento viene utilizzato per fare le nostre tane, per fare le case. Purtroppo però, come vi dicevo, questa roba perde reticola. Oggi le nostre case sono la fonte di una malattia che si chiama Sick Building Syndrome, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sick Building Syndrome vuol dire la sindrome è un insieme di malattie, non è una malattia sola, sindrome da edificio malato. Vuol dire che questo edificio contiene delle cose che il nostro organismo non sopporta. Ci sono oggi, soprattutto dei bambini, che sono allergici a casa loro. È vero che ci sono anche altre cose all'interno della casa che li rendono allergici, per esempio tutte le porcherie che si adoperano oggi per trattare il legno dei mobili, ma questi cementi sono in parte responsabili di questo, di queste malattie. Ma chi fa cemento, così come stessa cosa di chi incenerisce i rifiuti, di chi usa biomasse, brucia le biomasse o brucia ciò che ricava dalle biomasse, tutti questi dicono di avere a disposizione le best available technologies, le migliori tecnologie disponibili. Bene, una per esempio, la temperatura. Si alza la temperatura. E perché si alza la temperatura? Questo lo si fa soprattutto negli inceneritori dei rifiuti. Si alza la temperatura perché a temperature fino a 800 gradi, come usava un po' di anni fa, si producono molte diossine, di cui parleremo tra poco. E allora noi alziamo la temperatura. Bene, sappiate che alzando la temperatura
le particelle, è vero che si producono meno diossine, meno, non se ne producono affatto, se ne producono meno, ma è anche vero che le particelle sono molto più piccole, e avete visto che più piccola è la particella, peggio fa. E allora noi dobbiamo scegliere se ammalarci di diossine o ammalarci di particelle. Quindi alzare la temperatura significa semplicemente spostare un problema, non risolverlo, spostarlo. Poi ci dicono, abbiamo i filtri, abbiamo dei filtri fantastici, favolosi. I filtri che normalmente si adottano si chiamano filtri a maniche, sono delle specie di tubi di stoffe particolari, Gore-Tex. Arriva il gas, l'effluente pieno di polvere, di particelle, questi tubi arrestano queste particelle e quindi siamo tutti contenti. Però vediamo un po' come funziona. Allora, io ho il mio fuoco, dove incenerisco, dove comunque produco queste polvere. E qui si formano, e qui ho il filtro, qui si formano le particelle primarie di cui vi dicevo all'inizio. Queste particelle primarie in questo caso si chiamano filtrabili perché essendo prodotte qui, poi quando se ne vanno devono per forza attraversare il filtro, quindi il filtro le blocca, le arresta. Quindi il filtro è efficiente. Purtroppo però questi filtri funzionano soltanto su particelle che sono più grosse di circa 2 micron e mezzo. Quindi le particelle piccole, quelle più aggressive, passano tranquillamente. Poi ci sono quelle che si chiamano polveri primarie condensabili. Condensabili perché non si formano qui, ma qui ci sono degli atomi, ci sono degli spezzoni di molecola che passano tranquillamente attraverso questo filtro. Particelle primarie condensabili, quindi il filtro non può nulla su questo. Poi ci sono le particelle secondarie, di cui vi dicevo prima, che si formano in aria anche a 2-3 giorni di distanza, quindi, e si formano per i gas, quindi il filtro non può nulla. Il filtro che cosa fa? Blocca all'incirca, essere molto ottimisti, il 5% delle polveri. Ma c'è un altro problema. Ogni secondo e mezzo su questi filtri, su queste maniche, arrivano degli sbuffi violentissimi di aria compressa. E perché? Perché se non arrivassero questi sbuffi di aria compressa, questi filtri si intaserebbero. Entro un paio di secondi sarebbero completamente intasati. E allora chi progetta questi sistemi fa arrivare questi getti fortissimi di aria compressa che fanno scuotere i filtri, e quindi queste particelle che erano state bloccate dal filtro, quelle poche che erano state bloccate, vengono liberate e rientrano nel ciclo. Quindi questi filtri praticamente non servono a nulla, tanto che, e questo pensate un po', me l'hanno detto i carabinieri, molti inceneritori di rifiuti fanno dei bypass per bypassare questi filtri, bypass che vengono chiusi quando arrivano i carabinieri a fare il controllo o chiunque faccia il controllo, e poi vengono riaperti appena i controllori svoltano l'aria. E per fortuna abbiamo chi controlla. Noi in Italia abbiamo 6, 7, 8 enti di controllo, abbiamo l'ARPA, abbiamo l'ISPRA, abbiamo l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo i vari istituti di igiene, ne abbiamo una caterva e nessuno controlla un tubo. Voi andate a vedere quando succede un disastro ecologico, vedrete che è sempre tutto a posto, e invece ci sono dei veri e propri disastri. Guardate un po' che cosa non viene controllato, per esempio. Normalmente si controllano le famose centraline. Abbiamo fatto mettere una centralina. Bene, quelle centraline, a parte il fatto che sono spesso taroccate, sono falsificate, questa è una cosa che addirittura è stata riportata da un giornale tutt'altro che rivoluzionario come il Corriere della Sera, ogni tanto se ne accorge anche la magistratura,
Bene, questi controllano 4, 5, 6, 7 parametri. Ce ne sono alcune decine di migliaia da controllare. Ovviamente non potranno mai essere controllate. Guardate questo elenco di sole sostanze organiche riportate in letteratura che non vengono controllate e che escono normalmente dalle combustioni. Sono tutte tossiche. Ma l'elenco non finisce qui. Eccolo qua. E l'elenco non finisce ancora. Eccolo qua. Se poi noi andiamo alle sostanze inorganiche, che sono quelle che studio io, lo dobbiamo moltiplicare almeno per 100. Non viene controllato nulla di tutto questo, quindi occhio non vede e cuore non duole. Altra cosa di cui noi ci occupiamo ben poco, pur avendo firmato il cosiddetto protocollo di Kyoto, che ci ha reso ridicoli, nessuno si occupa veramente dell'anidride carbonica. Pensate che l'anidride carbonica nel 1800 era presente in atmosfera per 280 parti per milione, cioè un milione di parti di aria conteneva 280 parti di anidride carbonica. Guardate come è aumentata con gli anni. Oggi siamo, nel 2013, siamo a 400 parti per milione. Se continueremo così, e stiamo continuando così, e anzi stiamo accelerando, tra un po' noi o ci trasformiamo in piante verdi e quindi sviluppiamo la capacità di utilizzare l'anidride carbonica o moriamo tutti. Ne produciamo 50.000 tonnellate al minuto di questa anidride carbonica che ci eravamo impegnati invece a non produrre più. Bene, veniamo alle diossine. Le diossine sono una lunga famiglia. La diossina in realtà è questa parte di molecola. Questo invece, e questi che vedete di fianco si chiamano sostituenti, è sempre una diossina con dei sostituenti. Questa è la diossina, cosiddetta di sintesi. Come si forma questa diossina? Si forma sempre, sempre, bruciando dei composti organici quando c'è del cloro, che è questo. Questa è la sostanza più cancerogena che noi conosciamo. La sua tossicità si misura in picogrammi, cioè in millimiliardesimi di grammo, millimiliardesimi di grammo. E invece non c'è mai da preoccuparsi, perché nessuno la produce mai questa diossina. È in continuo aumento, ma nessuno la produce mai. Questo è una delle conseguenze della diossina, di quel tipo di diossina, si chiama cloracne. Ecco qua, vengono delle cicatrici nel volto che non se ne vanno più, ma questa è una patologia relativamente da poco. Guardate un po' che cosa possono fare le diossine, perché sono teratogene, sono queste. Sappiate che le diossine in realtà, quelle sono infinite, sono numerosissime, ma quelle di interesse ecologico sono 75. Poi ci sono delle sostanze simili alle diossine, che sono i furani, che sono all'incirca 270, quelle di interesse ecologico. Quelle non le produce mai nessuno, non si interessa nessuno. E neanche o meglio, se interessa in qualche modo la legge. Guardate un po', quanta diossina può tollerare un uomo di 80 kg al giorno? Per l'Unione Europea 160 picogrammi, 160 millimiliardesimi di grammo. L'Europa. Guardate un po' invece negli Stati Uniti che cosa dice la legge. 0,48 picogrammi. Europa, Stati Uniti. Allora qui qualcuno gioca sporco. Chi però va a controllare la letteratura scientifica vede che è di 0 picogrammi, cioè l'uomo non è capace di sopportare nessuna quantità di diossina. Queste diossine si formano tantissimo negli inceneritori, nelle biomasse, nei cementifici, soprattutto quando oggi bruciano petcoke o rifiuti. Guardate un po' un'altra cosa ridicola dei controlli. Allora, queste sono le zone di ricaduta delle polveri. Qui c'è la fonte di inquinamento e queste sono le zone di ricaduta, pochi chilometri delle polveri. Che cosa dicono queste? Eccolo qua, queste sono invece quelle delle diossine. Che cosa dicono questi
disegni. Dicono che io qui inquino, butto fuori queste polveri e queste mi ricadono in un piccolo intorno, pochi chilometri. Ma la cosa buffa è che una polvere da 10 micron e una polvere da 0,01 micron pesano, hanno una differenza di peso di 1 miliardo di volte. Allora, secondo questi grafici, secondo queste carte, una polvere di un determinato peso e una polvere che pesa 1 miliardo di volte di meno raggiungono la stessa distanza. Cioè, questi mi dicono che se io prendo un oggetto da 1 chilo e lo lancio, lo posso lanciare alla stessa distanza a cui posso lanciare un oggetto da 1 miliardo di chili. Ora, è chiaro che questa cosa non si regge né dal punto di vista scientifico, ma neanche da quello del buon senso. Bene, su questo si basano i rapporti che fanno questi signori quando presentano la richiesta di impiantare, per esempio, un inceneritore, un'impianta biomassa, eccetera. Sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Questo è un altro problema che avete qua, la discarica, è dell'Inviolata, ma ne avete, qua intorno ne avete altre, anche più notevoli. Qual è il problema fondamentale della discarica? Il problema fondamentale è che in Italia non ne sappiamo fare, non ne sappiamo fare e non ne sappiamo nemmeno gestire, perché una discarica dovrebbe essere fatta in una zona in cui il terreno su cui è costruita non è permeabile. Qui intorno, e io sono andato a vederne, addirittura vengono fatte su delle zone più facili, col tufo. Non c'è niente di più permeabile del tufo, quindi è una follia. Non devono essere fatte dove ci sono delle falde acquifere. Io addirittura ho visto l'acqua sgorgare, l'acqua scorrere, ho visto. Qua vicino a Roma l'ho visto. Un'altra cosa che non si deve fare è mettere materiale putrescibile. Perché? Perché il materiale putrescibile è quello che fa il cosiddetto percolato, quella brodazza schifosa che poi finisce nelle falde acquifere e che non ci dovrebbero essere. Così come non si mette intorno una fodera come si deve. Normalmente si mette un telone di plastica. Questi teloni di plastica nel giro di pochi giorni sono bucati. Sono bucati perché le sostanze acide che sono contenute qua le corrodono e perché, e questa è una cosa a cui non pensa mai nessuno, ma è una cosa comunissima che qualsiasi impiantista conosce, la terra è percorsa da delle correnti elettriche e quindi ci vengono i buchi. Quindi, materiale putrescibile non ci andrebbe e c'è. La fodera dovrebbe essere fatta in una determinata maniera e invece un foglio di plastica. Il materiale dovrebbe essere, il materiale, cioè la terra dovrebbe essere impermeabile, a volte addirittura qui da voi è tufo. Non ci dovrebbe essere acqua sotto e invece ce n'è sempre. Sappiate che sporcare una falda acquifera significa impiegare qualche migliaio di anni per ripulirla. Per vedere se una discarica è fatta male, a occhio, lo vedete guardando se ci sono degli uccelli sopra. Se ci volano degli uccelli sopra vuol dire che quella discarica è condotta male, perché l'uccello ci va se c'è da mangiare e non ci dovrebbe essere niente che si possa mangiare, cioè niente di putrescibile. E invece, guardate qualche roba. Ma c'è un altro problema ancora di inquinamento, le famose centrali a biomassa. Qui se ne fanno di piccoline, perché? Perché la burocrazia di oggi, però fra un po' non sarà più così, la burocrazia di oggi è molto tenera, molto permeabile e quindi si possono fare delle centrali a biomassa piccine, semplicemente dicendo al comune: guarda che l'ho fatta. Comune, che manco sa di che cosa stiamo parlando, non se ne occupa e dice: ma no, ma è una piccola caldaia. Bene, chi ha detto quella cosa è, nella migliore delle ipotesi, un ignorante. Non è una piccola caldaia, è una cosa che inquina e tanto.
Spesso in queste piccole caldaie si usano degli oli vegetali e spesso questi oli vegetali, tanto si dice sempre olio vegetale senza specificare che cosa sia, e c'è una differenza enorme tra olio e olio, ma spesso sono oli di palma. Olio di palma, eccolo qua, noi abbiamo analizzato questi oli di palma e ci abbiamo trovato un po' di tutto dentro. Un po' di tutto dentro perché? Perché per fare questi oli bisogna, questi oli vengono fatti normalmente a livello equatoriale, in territori a livello dell'equatore, bisogna abbattere la foresta tropicale, la foresta equatoriale. Pensate che l'Indonesia, la sola Indonesia, distrugge 49 km quadrati ufficialmente, 49 km quadrati di foresta tutti i giorni per fare queste piantagioni di olio di palma, di palma da olio. Purtroppo queste palme, per essere produttive, hanno bisogno di pesticidi, pesticidi che da noi sono vietati da decenni, hanno bisogno di concimi molto potenti, e tutta questa roba finisce nell'olio di palma che noi importiamo. Bene, noi importiamo questo olio che contiene delle sostanze che da noi sono vietate da decenni, invece noi qui le vietiamo qua e le andiamo a importare. Per di più, cose che noi poi troviamo nell'olio, e quindi questa roba poi viene bruciata e finisce nell'ambiente. 49 km quadrati di foresta tutti i giorni nella sola Indonesia significano tanto ossigeno in meno per noi. Noi, il nostro ossigeno viene da là, viene dal Brasile, non è che viene da dietro casa. Distruggendolo c'è sempre meno ossigeno, dall'altra parte c'è sempre più anidride carbonica. L'altro problema è che per farlo arrivare dall'Indonesia o dalla penisola della Malacca abbiamo bisogno di fare tanta strada con le navi, e una nave normalissima da 10-14 mila cavalli consuma 20 kg di carburante, che è il peggiore che esiste, ogni chilometro. Bene, sappiate che la Terra è molto piccola e l'inquinamento di queste navi arriva da noi nel giro di poche settimane. Ecco qua, questo è un po' di roba che abbiamo trovato negli oli di palma. Ecco, questa è una fotografia fatta proprio in Indonesia. I pesticidi usati per queste palme uccidono gli elefanti. Ecco una cosa da aggiungere, che queste palme durano 5 anni, dopo 5 anni non producono più nulla e quindi vengono abbandonate e la foresta non ricresce più. Un altro problema che voi avete è quello delle biomasse, non quelle dell'olio di palma, non quelle del pentolone del vostro burocrate locale, ma quelle che producono biogas, ce ne sono di diversi tipi. Comunque, fondamentalmente si prende della sostanza organica, possono essere dei liquami animali, spesso a volte non sono, mescolati poi a sostanze vegetali come mais, come sorgo, come triticale, eccetera. Vengono fatti questa roba, io semplifico molto, viene fatta fermentare e produce un gas che si chiama biogas, lo chiamano biogas, questo bio è molto affascinante, ma in realtà bio non vuol dire pulito, anzi. Questo biogas, poi il residuo solido di tutto questo è quello che viene chiamato digestato, un digestato che viene poi sparso come concime sul terreno. Bene, sappiate che questo digestato in realtà è un rifiuto, tanto che ha un codice, il codice europeo dei rifiuti, ed è molto imbarazzante perché è un pessimo, veramente pessimo concime, che oltretutto viene anche usato male, perché dovrebbe essere interrato, mentre invece viene lasciato sparso sul terreno a contatto con l'aria, quindi libera
azoto, libera ossidi di azoto, libera ammonia, quindi è veramente velenoso. Guardate un po' che cosa questo biogas, ecco qua, la composizione del biogas. Ogni lavoro scientifico lo dà diverso, perché noi non sappiamo che cosa sia questo biogas, nessuno lo sa, ognuno dà una sua composizione. Bene, questo biogas viene bruciato e dà poi polveri secondari. Ma il digestato sparso, guardate un po' che cosa fa. Queste sono camomille che ho raccolto io la settimana scorsa in una zona della provincia di Bologna dove è stato dato il digestato. Queste sono camomille orrendamente malformate. Guardate un po', i petali sono malformati, il capolino è malformato, addirittura dal capolino nasce un'altra camomilla con dei petali addirittura qua. Questa è una malformazione orrenda, ma ho raccolto anche del grano, e il grano guardate un po' come è malformato. Questo grazie al digestato, grazie a questo veleno che viene spacciato per un concime. In realtà è un veleno. A noi non fa molta impressione tutto questo, perché noi siamo degli animali, quindi non siamo nel regno vegetale, quindi non abbiamo l'impressione terribile della malformazione, ma questi sono veramente terribilmente malformati. Per noi sarebbe una cosa tipo questa, se noi dovessimo tradurla in termini umani. Eccole qua. Guardate un po' che cosa contengono le biomasse, che vengono spacciate per qualche cosa di assolutamente naturale, assolutamente che è in pratica, assolutamente compatibile con la natura. Guardate, questo è il fieno, biomassa delle più pregiate, quando le prende particelle di acciaio. Eccolo qua, questo è del fieno, addirittura con dell'argento dentro. Perché l'argento? Perché l'argento è un pesticida, quindi argento, silicio, alluminio, magnesio, quindi tutta roba che poi finisce nel digestato, che poi finisce anche nel biogas. Queste pellet friulano in questo caso, guardate, del piombo, del bario, dello stronzo, che al di là del nome imbarazzante è anche radioattivo. Questa è pelle toscana, manganese, ferro, eccolo qua. Questo è ancora più interessante, questo è stato raccolto in un posto lontano da tutto, in una valletta della provincia di Modena, 791 metri sul livello del mare. Dentro c'erano particelle di titanio, silicio, alluminio, calcio e ferro, molibdeno, calcio, silicio e ferro, e questo è ancora più interessante, fosforo, silicio, cerio, neodimio, lantanio, alluminio, zolfo, torio, cloro e uranio. Non mi pare molto compatibile con la nostra vita andare a bruciare o andare a spargere roba di questo genere. Naturalmente noi non potevamo sapere, non sapevamo niente. E questa è una cosa che dicono Pelle Rossa: quando taglierete l'ultimo albero, pescherete l'ultimo pesce e avvelenerete l'ultimo fiume, vi accorgerete che il denaro non si può mangiare. Ma ancora una volta noi non potevamo sapere. E allora noi abbiamo veramente bisogno di energia? Beh, una delle cose che ci costa questa energia è quella proprio delle particelle secondarie. Ogni volta che noi scaldiamo l'atmosfera, buttiamo fuori qualche cosa, produciamo queste polveri secondarie. Polveri secondarie che sono triple rispetto alle polveri di cui vagamente si parla quando si fanno i controlli. Questo triplo di polveri che esiste in atmosfera viene trascurato da tutti, nessuno ne parla. Bene, sappiate che queste polveri sono molto appiccicose. A queste polveri si appiccicano diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici, policloro di fenili, cioè tutti inquinanti potentissimi, cancerogeni, teratogeni, cioè fanno venire le malformazioni fetali, che viaggiano per chilometri, chilometri e chilometri. Questi inquinanti sono molto pesanti, quindi cadrebbero entro dei raggi molto brevi, ma grazie a queste particelle secondarie di cui non parla nessuno, questi inquinanti compiono delle distanze molto molto elevate.
noi non ne parliamo mai. Questa è una delle cose che è uno dei prezzi che noi paghiamo a questa energia. Ma quanto bisogno di energia noi abbiamo? Beh, andiamo a vedere che cosa dice lo Stato. Secondo l'autorità per l'energia elettrica e il gas, che è un ente garante dello Stato, quindi non è un signore che passava di lì, è lo Stato, per quanto concerne la potenza installata, l'Italia è tecnicamente autosufficiente. Nel 2011 le centrali esistenti potevano erogare una potenza massima netta di circa 118 gigawatt, miliardi di watt, contro una richiesta massima storica di circa 56,8. Nel luglio del 2007 noi toccammo questa richiesta, 56,8, quando ne avevamo 118. Oggi ne abbiamo 121 e la richiesta media raramente arriva a 30. In calo perché c'è la crisi, quindi le fabbriche o chiudono o producono meno e quindi c'è meno richiesta, ma c'è sempre più aumento di produzione, di installato, quello che si chiama installato, cioè ci sono sempre più impianti che producono energia e noi ne abbiamo sempre meno bisogno. Cioè noi oggi abbiamo 121 gigawatt e ne usiamo 30 al massimo, 22, 24, 30 al massimo, quindi ne abbiamo almeno il quadruplo. Noi non sappiamo dove mettere l'energia. Non produrre energia è strategico per l'Italia perché non sappiamo dove metterla. Ma lo Stato è strano, perché lo Stato dice, noi non lo dice l'autorità per l'energia elettrica e il gas, dice non sappiamo dove mettere l'energia, smettete di produrla. Dall'altra parte lo Stato dice, se tu produci energia elettrica, io ti premio, ti do un sacco di soldi, ti do il triplo di quello che io ricavo vendendo la tua energia. È chiaro allora che lo speculatore, l'affarista che fa i soldi in maniera non etica e si butta su questa opportunità che uno Stato cialtrone, ciarlatano come abbiamo noi offre. Noi dal punto di vista ambientale siamo l'ultima, dal punto di vista legale e ambientale siamo l'ultima nazione europea. Noi in questo momento abbiamo 103 procedimenti di infrazione a Bruxelles con l'Europa, di cui 31 in campo ambientale. Nemmeno Berlusconi ha 103 processi in pista, in corso. Bene, noi ce l'abbiamo, siamo lo stato delinquente. Quindi noi di questa energia ne abbiamo troppa. E che cosa dice la Costituzione? La Costituzione all'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme. Quindi noi dovremmo impedire questo scempio, questo spreco di denaro che ci costa anche in termini di ambiente e di salute, perché poi restituire, fare quello che si chiama la restitutio ad integrum, cioè restituire l'ambiente, il territorio a quello che era prima di questo scempio sarà del tutto impossibile. Recuperare la salute poi non ne parliamo nemmeno. E allora che cosa ci dice questa possibilità che noi abbiamo di essere i padroni dello Stato, perché così abbiamo stabilito quando abbiamo fatto la Costituzione? Uno degli strumenti che abbiamo è una valutazione di impatto ambientale che dovrebbe essere fatta e che è fatta quando si fanno gli impianti al di sopra di una certa misura, di una certa potenza, di una certa caratura. Allora, la valutazione di impatto ambientale, voi probabilmente sapete benissimo che cos'è, procedura amministrativa di supporto per autorità decisionale finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dall'attuazione di un determinato progetto. Cioè qui bisogna andare a vedere quel progetto che cosa fa all'ambiente. Nella procedura di via la valutazione sulla compatibilità ambientale di un determinato progetto è svolta dalla pubblica amministrazione che si basa sulle informazioni fornite dal proponente, che non ci sono mai,
mai ci sono, io me ne occupo professionalmente, ti posso assicurare che non ci sono informazioni, ci sono delle affermazioni, ma non delle informazioni. Sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione. Attenzione, che cosa, qual è la definizione di via? Eccolo qua. Sia sulla partecipazione della gente e dei gruppi sociali. Questo è quello che vi dice lo Stato. Cioè, la valutazione di impatto ambientale deve tenere conto di quello che dice la gente e i gruppi sociali. Io non l'ho mai visto fare. Questa è la definizione legale di via. Chi l'ha mai visto fare? Ma c'è di più. Nel giugno del 98 noi abbiamo firmato in Danimarca, in questa città si chiama Aarhus, abbiamo firmato un trattato, una convenzione. Questa convenzione stabilisce che il cittadino, questa è legge per l'Italia, non è una cosa che si può fare se uno ne ha voglia, stabilisce in campo ambientale che il cittadino ha diritto ad essere informato. Quante volte io mi ritrovo davanti ai cittadini, quasi sempre, che mi dicono: ci hanno fatto la centrale, ma noi non lo sapevamo, l'abbiamo vista quando l'hanno fatta, quando è entrata in funzione. Non si può, è illegale. Il cittadino ha diritto a partecipare ai processi decisionali. Quindi ogni volta che si propone una cosa del genere, i cittadini devono essere informati e sentiti. È legge. Ha diritto ad essere coinvolto e consultato nelle scelte ambientali che lo riguardano e che toccano la salute e l'ambiente. Se queste cose non sono state fatte, quell'impianto è illegale e deve essere distrutto. È la legge, non lo dico io, lo dice la legge. Però se noi non lo facciamo valere, ecco che questi personaggi ne approfittano. C'è di più. Dal 17 febbraio dell'anno scorso è entrata in vigore una direttiva comunitaria. La direttiva garantisce la partecipazione del pubblico, questa io l'ho presa dall'ARPA, garantisce la partecipazione del pubblico sin dalle prime fasi alle procedure decisionali in materia ambientale. Cercate di capire. Nel corso della valutazione di un progetto le parti interessate sono costantemente informate e possono pronunciarsi sulle proposte dei promotori. In questo modo le autorità competenti e i promotori adottano le decisioni con cognizione di causa. Se non è stato fatto, quell'impianto è illegale e chi ha messo la firma per quell'impianto può essere per esempio un sindaco, una provincia, ha commesso un reato. Ed è un reato penale. Reato penale è un reato personale. E si va sotto processo. Io ho già fatto condannare qualcuno. Quindi, questo l'ho preso sempre dal sito ARPA, l'autorità pubblica deve adottare le misure legislative e regolamentari o le altre misure necessarie, permettere ai funzionari e alle autorità pubbliche di fornire assistenza e orientamento ai cittadini. Chi l'ha mai visto? Agevolando nell'accesso alle informazioni. Provate a fare un accesso agli atti. Io l'ho fatto a gennaio a Roma, alla provincia di Roma, ci ho impiegato un mese ad avere una parte della documentazione dell'impianto di Cerveteri, ma dovendo litigare e dovendo minacciare di ricorrere alla Procura della Repubblica. La partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia. Promuovere l'educazione ecologica dei cittadini e aumentare la loro consapevolezza dei problemi ambientali. Riconoscere e sostenere le associazioni, pensate un po', i gruppi o le organizzazioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente. Riconoscere e sostenere vuol dire che devono dare dei quattrini a queste associazioni, figuratevi. Dare accesso al pubblico alle informazioni in materia ambientale. Questo lo stabilisce una legge entrata in vigore nel febbraio del 2012. Purtroppo però in Italia vigono degli incentivi che sono vietati dalla Comunità Europea, tanto che noi paghiamo la multa. Tutti gli anni paghiamo la multa alla Comunità Europea, perché noi diamo soldini
a queste persone che producono in maniera illegittima energia bruciando rifiuti, bruciando, trattando biomasse, eccetera. Noi non potremmo dare questi incentivi e invece lo facciamo. Purtroppo questi incentivi che si danno bloccano completamente tutta gli incentivi che invece dovrebbero finire alle energie che vengono veramente dalle fonti rinnovabili. Questo perché nel 1992 la Comunità Europea ha stabilito che il 7% delle bollette energetiche di tutta Europa, cioè quella che noi paghiamo all'Enel, deve andare all'implementazione di tecnologie che usano le fonti rinnovabili di energia, cosa che noi purtroppo non facciamo. In realtà voi non dovevate sapere, perché nel momento in cui voi sapete qualcosa diventate fastidiosi. Ma per fortuna per ogni problema c'è una soluzione. Vi faccio vedere a titolo di esempio delle soluzioni che vengono proposte qualcosa che è successo a Ferrara, città a 90 km da casa mia. Poi si vuole fare una centrale a turbogas, un'altra delle follie. Bene, viene fatto il progetto, eccolo qua, e la gente si preoccupa per la CO2. Ci sono mille fonti di preoccupazione, ma loro si preoccupano per la anidride carbonica e dicono: ma quanta anidride carbonica produce questo impianto? E si preoccupano, e allora questi signori dicono: non vi preoccupate, noi vi piantiamo dei pioppi intorno in modo che questi pioppi mangiano l'anidride carbonica, cosa che è vero, cioè è vero, il pioppo come qualsiasi altra pianta verde mangia l'anidride carbonica trasformandola poi in amidi e poi in ossigeno. Allora noi facciamo una richiesta, cioè scriviamo questa lettera, cioè sì, una lettera, questa è la risposta, all'ISP. L'ISP è praticamente l'istituto italiano che si occupa di pioppi, di cultura dei pioppi, e gli diciamo: guardate che questi signori dicono ogni anno di produrre questa quantità di anidride carbonica, quanti pioppi ci vogliono per mangiare l'anidride carbonica? E questa è la lettera dell'ISP di risposta. E allora il soldone, questa dice: per sottrarre la CO2 prodotta dall'impianto, sono 4 milioni di tonnellate anno, occorrono 407 mila ettari di pioppi. Noi li scriviamo e diciamo: ma quanti pioppi ci sono in Italia? Beh, ce ne sono 110 mila, cioè occorrono quasi 4 Italie solo per mangiare l'anidride carbonica di un impianto, 4 Italie. Eppure i ferraresi erano tutti contenti, perché dicevano: ci mettono dei pioppi, un bel boschetto, e ci mangiano tutta l'anidride carbonica. È una fregatura, è una truffa, però purtroppo l'ignoranza della gente permette queste cose. Noi purtroppo abbiamo l'anello al naso. Allora, a questo proposito vi voglio raccontare brevemente, poi finiamo, quello che ha fatto uno scienziato tedesco, un etologo tedesco, degli anni 60. Ha preso dei cani, parecchi cani, e li ha messi tutti ognuno dentro una specie di scatola aperta sopra. Sotto faceva passare della corrente elettrica abbastanza dolorosa. Ovviamente lui attacca la corrente e tutti i cani balzano fuori dalla scatola. Lui ripete l'esperimento, però questa volta lega i cani e per alcuni giorni fa passare la corrente elettrica sotto i piedi dei cani. Quindi immaginate il dolore di questi animali per alcuni giorni. Ma i cani non potevano scappare perché erano legati. Ripete ancora l'esperimento, stavolta nelle condizioni del primo esperimento, cioè senza legami, i cani erano perfettamente liberi. Fa passare l'energia elettrica, meno di metà dei cani è balzata fuori, perché la metà abbondante era convinta di non poter scappare e rimaneva lì, a soffrire, a guaire, ad abbaiare. Noi facciamo esattamente la stessa cosa. Noi, articolo 1 della Costituzione, siamo i signori dello Stato, non lo sappiamo. Noi lasciamo che dei personaggi ignoranti,
corrotte, superficiali, dispongano di noi, del nostro portafoglio, della nostra salute e dei nostri figli, cosa che noi non dobbiamo fare, non dobbiamo permettere. Noi ci stiamo imprigionando da soli. Guardate cosa diceva questo statista: che pacchia governare un popolo ignorante, diceva Hitler, che forse se ne intendeva di queste cose. E invece un altro, non era uno statista, anche in patria, José Martí era un cubano dell'Ottocento, quindi molto prima di Fidel Castro. L'ignoranza uccide i popoli, bisogna uccidere l'ignoranza, e questo è assolutamente indispensabile, perché sennò noi saremo sempre vittime di questi personaggi. Guardate, da ultimo, io e mia moglie abbiamo scritto questo libro, è un libro scientifico, questo libro è in tutte le maggiori università del mondo, tutte. Le prime 10 l'hanno tutte, la Casa Bianca ne ha 2 copie, in Italia non c'è, non esiste, non si può. E adesso non so se qualcuno è rimasto sveglio a delle domande, è ora. Dottore, buonasera e grazie. Guardi, sono costretto a fare l'avvocato del diavolo, nel senso che la domanda potrebbe essere stupida, ma purtroppo dalla sua risposta possiamo far venire dalla nostra parte, perché seguo questo argomento da tanto, essendo di Fonte Nuova, un bel po' di persone che scavano per cercare una giustificazione nel non intervenire a quello che sta succedendo nel nostro comune. Questo impianto è stato fatto, questo impianto che sta per, speriamo, si dovrebbe non attivare a Fonte Nuova, a casa, che qualcuno mi corregga se sbaglio, di un allergologo. Molta gente dice che proprio perché è fatto da un allergologo, proprio perché è fatto all'interno della sua abitazione, non è assolutamente plausibile che questa persona si dia, per così dire, la zappa sui piedi. E quindi tanta, ma veramente la maggior parte della gente con questo atto giustifica il non intervento nei confronti di chi dovrebbe. Lei si è ritrovato, per esperienza sua, altre persone nel campo medico a cercare di utilizzare impianti biomasse per il proprio interesse personale? E come giustifica tale intervento? Non dal punto di vista professionale, ma più che altro umano. Allora, chiunque fa impianti di questo genere lo fa per il proprio interesse monetario, perché pensi che per esempio per una centrale da 999 kW, che è quella del furbetto che sta appena sotto il mega, in modo da oggi, ma non sarà più così in futuro, da poter avere delle grossissime facilitazioni, già ne ha parecchie, da facilitazioni burocratiche e di iter. Questi hanno un guadagno garantito di 1 milione l'anno. Lei consideri che un impianto di questo genere, si costa, quando costa molto, costa 4 milioni. Si dà un permesso per 15 anni, il che significa che per i primi 4 anni io non guadagno, anzi, dal quinto anno in poi io guadagno un sacco di soldi. Minimo è 1 milione l'anno, quindi tutti lo fanno per il proprio interesse personale. Pensi che l'energia elettrica che viene da questi impianti viene pagata dallo Stato, in pratica, molto più della cifra a cui lo Stato la vende. Quindi succede per alcuni impianti particolari, succede che queste persone usino l'energia elettrica, cioè prendano l'energia elettrica a 100 e la rivendano a 300, quindi fanno semplicemente un giro, una speculazione che soltanto uno Stato idiota come abbiamo noi può consentire. Altra domanda, dal punto di vista umano, qui ci vorrebbe
un prete, uno psichiatra, io mi occupo di nanopatologie, cioè un allergologo che fa una cosa di questo genere, significa che probabilmente non si ricorda del giuramento di Ippocrate che ha fatto, probabilmente lui pensa che il mestiere di medico sia un mestiere tra virgolette come un altro, non so, andrebbe conosciuto e andrebbe accompagnato un personaggio di questo genere. Però se questa persona ha voglia di confrontarsi portando dei documenti scientifici, io come sempre sono pronto a confrontarmi con chiunque. Io porto, come si fa in campo scientifico, io porto i miei, lui porta i suoi, poi vediamo. Secondo me siamo a dei livelli preoccupanti comunque. Buonasera, vorrei sapere qual è l'impatto delle nanopatologie sul totale delle patologie, cioè di quante parliamo, o meglio, del numero di persone affette da nanopatologia sul numero dei malati. Naturalmente non lo sappiamo, la domanda è pertinente ma classica del non addetto ai lavori, perché è una cosa assolutamente impossibile da poter dire, anche perché le nanopatologie non sono censite, nel senso che, per esempio, andiamo a prendere un cosiddetto registro tumori, sono tutti fasulli in Italia, ma prendiamo un registro tumori, lì ci sono semplicemente elencati i tumori, però in nessuno di quei casi si va a cercare l'origine del tumore. Quindi, che ne so io se su 100 tumori censiti ce ne sono 90 da nanopatologia, o ce ne sono 9, o ce ne sono 2, o 50, quali sono, per esempio, ci sono tante altre fonti di tumore, per esempio le radiazioni, per esempio uno si è scelto male il papà e la mamma, ha una cattiva genetica, una cattiva alimentazione, c'è la sfiga, tantissime origini diverse. E se non si va a cercare l'origine, non si potrà mai sapere, non si potrà mai rispondere alla sua domanda. Guardi, questa è una cosa, io da addetto ai lavori mi sono fatto spesso la domanda del non addetto ai lavori e l'ho rivolta per esempio ai centri di oncologia. Questi mi guardano come se io fossi un marziano. In pratica quello che loro mi dicono senza dirlo è: ma chi se ne frega dell'origine? Noi siamo qua per trattare questi malati, senza aver capito una cosa fondamentale. La cosa fondamentale è quella di come si affrontano le malattie. Ci sono tre modi per affrontarle. Una è curare il malato, che è quello che si fa normalmente, cioè io somministro delle medicine secondo un determinato protocollo. L'altra è quella di cercare di prevenire la malattia facendo dei controlli, i famosi check-up, cose di questo genere. E questo è già qualcosa di meglio. Ma c'è una cosa ancora migliore, che è molto più efficace e che costa molto meno, che è quella di impedire che le fonti di patogenicità agiscano. Per esempio, se io so che, dico tanto per dire perché è il mio ambiente, un inceneritore di rifiuti provoca cancro, e in Italia sono state fatte 11 ricerche epidemiologiche e tutte 11 dimostrano che intorno all'inceneritore aumentano i cancri, ecco, io non faccio l'inceneritore, è chiaro che non avrò più un aumento di cancri dovuti all'inceneritore. Quindi questa si chiama prevenzione primaria. In Italia non si fa. In Italia si preferisce fare la secondaria, cioè quella del check-up, o quella terziaria, cioè quella del farmaco. Perché? Perché quelle danno soldi all'industria farmaceutica, danno soldi a chi gestisce in modo economico
voglio dire, non di economia ma di finanza, la salute. Quindi è impossibile rispondere a una domanda di questo genere. Una cosa però possiamo dire per certo, che sono in un aumento veramente vertiginoso. Mai come oggi abbiamo avuto delle patologie come per esempio gli aborti. Oggi l'aborto è diventato una cosa assolutamente comune. I cancri. Quante famiglie possono dire di non avere un cancro nel loro ambito? Io ho vissuto per 24 anni, io ho 64 anni, i primi 24 anni della mia vita, li ho vissuti in una farmacia in campagna. Farmacia significa laddove arrivano i malati. Quindi diciamo che è un punto di richiamo per il malato, no? Di agglomerazione dei malati. Io in 24 anni in campagna ricordo 2 casi di cancro, 2 in 24 anni. Oggi quanti sono? Chi non ha un cancro in famiglia? Pensate che in Italia noi avevamo un aumento del cancro nei bambini dell'1,9% all'anno, che è una cifra paurosa. Pensate, un interesse composto di 1,9% all'anno, pensate in 10 anni questi bambini che nascono quanta possibilità hanno di ammalarsi di cancro. Bene, l'anno scorso a marzo sono arrivate le nuove statistiche della Comunità Europea. Siamo passati dall'1,9% che era già record europeo al 4%. Nessun giornale, fra l'altro, ne ha dato notizia. Statistica ufficiale della Comunità Europea. Il che vuol dire che queste patologie che noi studiamo, noi nel nostro laboratorio abbiamo già studiato più di 2000 casi di nanopatologie, patologie che sempre sono dovute, quelle che studiamo noi, a queste nanoparticelle. Nanoparticelle che non esistevano fino a qualche decennio fa, perché sono tutte di natura antropica, cioè provocate dall'uomo, e questo lo si vede dalla forma, dalla dimensione, dalla costituzione chimica. Quindi quantitativamente io non le posso rispondere, ma le posso rispondere qualitativamente: sono tante. Buonasera, grazie per tutto quello che ci ha detto, per tutto quello che fate lei e sua moglie, perché sono un po' gli anni che vi conosco e sono contenta di rivederla di nuovo qui stasera. Cosa possiamo fare noi singolarmente per sapere se anche noi ci stiamo ammalando, se possiamo fare delle analisi, dei controlli, possiamo fare qualche cosa per sapere quanti di questi agenti chimici abbiamo dentro il nostro corpo? Ahimè no, perché purtroppo la tecnica che abbiamo sviluppato noi è una tecnica da ricercatori, non è una tecnica di analitica che possa essere poi sfruttata al di fuori della ricerca. Cioè, quello che facciamo noi è andare ad analizzare delle biopsie o dei reperti di autopsia, cioè noi abbiamo bisogno del pezzetto di tessuto per andare ad analizzare. Allora lì non ci sbagliamo, però se io dovessi dire a lei se ha qualche delle particelle, io le posso dire che ne ha nel suo corpo e posso dire che sicuramente ne ha, e se è in pericolo io non ho strumenti per dirglielo. Tutti noi siamo pieni di nanoparticelle. Qualche anno fa, prima che lui morisse, parlavo con Lorenzo Tomatis. Lorenzo Tomatis è stato il più grande oncologo italiano, che ovviamente è costretto ad andarsene dall'Italia, perché noi in Italia non abbiamo bisogno di scienziati. Lui poi diventò il direttore dello IARC. Lo IARC è l'istituto che ha sede a Lione e che appartiene all'ONU, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e studia tutte le sostanze cancerogene. E lui veniva nel nostro laboratorio a vedere, perché era molto incuriosito da quello che facevamo noi. E lui, così un giorno parlando, mi disse: guarda che noi tutti abbiamo queste nanoparticelle, dove ha capito bene che cosa facevamo, abbiamo queste nanoparticelle dentro e tutti noi stiamo sviluppando un cancro, tutti. Però
ci sono dei cancri che impiegano qualche mese a manifestarsi, altri che impiegano qualche decennio, altri che impiegano molti decenni. Io, che dicevo prima, ho 64 anni, se comincio a svilupparne uno adesso che impiega 40 anni a manifestarsi, una grande fregatura, non la prendo più. Però tutti noi siamo affetti da queste, da questa possibilità. La patologia si scatena quando queste particelle si avvicinano, si agglomerano, fanno delle specie di, si condensano da qualche parte. Noi ancora non sappiamo quale sia il meccanismo di questa condensazione, lo abbiamo visto, ma non riusciamo ancora a determinarne la ragione. Finché se ne stanno belle sparse nell'organismo, non abbiamo motivo di preoccuparci più di tanto. Se ci ammaleremo fra 200 anni, una grande fregatura, non sarà. Però la risposta che io posso darle è: non abbiamo nessun sistema oggi, a meno che uno non si ammali, ma lo vediamo che si è già ammalato, quando si è già ammalato. Purtroppo noi facciamo solo ricerca, non facciamo altro. Buonasera professore, io volevo chiederle questo: in campo europeo come si stanno muovendo le altre nazioni? Sappiamo che per esempio ci sono termovalorizzatori ad Amburgo e a Vienna, ce ne sono in centro città. Il 25 maggio c'è stata la prima conferenza ad Assisi, collegata in video streaming, un'associazione tedesca che ha confermato che anche in Germania c'è un grosso abuso di centrali a biogas e a biomassa. Quindi ecco, volevo sapere se lei è a conoscenza di come si stanno muovendo le altre nazioni europee. Grazie. Lei ha visto il film Sporchi da morire? L'ha visto? Ha fatto male a non vedere, intanto io ero il protagonista e quindi meritava. Lo farò subito. Ci vado a vederlo. Tra l'altro abbiamo vinto vari premi, l'ultimo l'abbiamo vinto negli Stati Uniti come miglior documentario dell'anno. In quel film io intervisto il vice direttore dell'inceneritore di Vienna. Naturalmente quello che le hanno raccontato non è vero che è in centro città, questa è una delle tante balle che circolano. E se lei va sull'inceneritore e guarda Santo Stefano, cioè il centro vero della città, e ci vuole il binocolo per vederlo, ma non ha importanza questo. Bene, lì si vede che quando io intervisto questo vice direttore, un ingegnere, tra l'altro persona molto in gamba, questo impallidisce continuamente perché non è in grado di rispondere a nessuna delle mie domande, e quando io gli faccio vedere delle fotografie che sono un po' peggio di quelle che ho fatto vedere a voi, lui non sa più dove aggrapparsi e alla fine lo vedete che ha il pomo d'Adamo che se ne va su e giù. Che cosa succede soprattutto in Germania? La Germania è stato il primo paese europeo a partire con gli inceneritori e dava la concessione di questi inceneritori a dei privati. Questi privati avevano per esempio un permesso per 30 anni per incenerire, quindi loro hanno il diritto di incenerire i rifiuti, e quindi ne sono stati fatti parecchi di questi inceneritori. Piano piano però i tedeschi, che non sono intelligenti come noi singolarmente, ma come popolo ci massacrano perché hanno spirito di squadra, hanno capito che bisogna diminuire la quantità dei rifiuti, che bisogna migliorare la qualità dei rifiuti, cioè ci sono degli oggetti che non si devono comprare perché non sono amici dell'ambiente. Pensi che Berlino in 6 anni ha dimezzato la quantità di rifiuti prodotti. E allora la conseguenza qual è stata? È stata che questi inceneritori non avevano più da mangiare. E allora quelli che avevano chiuso la loro concessione trentennale hanno chiuso bottega, hanno chiuso i battenti. Quelli che invece sono ancora in piedi e devono per forza incenerire i rifiuti, importano rifiuti, addirittura importano rifiuti dalla Cina, pensi un po', dalla Cina, ma non appena avranno finito il loro processo, la loro concessione, chiuderanno i battenti. Lei forse ricorderà che qualche anno fa ci fu tutta la storia delle ecoballe a Napoli, qui sarebbe una storia molto napoletana da raccontare, addirittura comica sotto certi aspetti. Comunque a un certo punto noi mandiamo queste ecoballe in Germania e la leggenda metropolitana che è stata fatta circolare è: vanno in Germania e vengono bruciate, che è vero, ma in piccolissima parte. La gran parte di questi
di queste ecoballe. Questo lo ha detto un deputato tedesco. Sono state aperte, sono stati tirati fuori tutti i componenti di queste ecoballe, metallo, la plastica, eccetera, e sono stati differenziati. Cioè i napoletani, gli italiani non lo hanno fatto, lo hanno fatto i tedeschi per noi, hanno tirato fuori. Ma la cosa buffa è che poi ci hanno rivenduto i nostri rifiuti. Noi abbiamo comperato 2 milioni e 50 mila tonnellate di nostri rifiuti suddivisi, selezionati, li abbiamo ricomprati e anche loro quindi non li hanno bruciati, li hanno riutilizzati per venderli ai fessi italiani che siamo noi. Quindi la risposta è: piano piano stanno chiudendo gli inceneritori negli Stati Uniti, da 19, ormai sono 20 anni, da 20 anni non si costruiscono più inceneritori, non si fanno proprio più. Ci sono dei paesi che li hanno vietati, per esempio la Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda sono vietati gli inceneritori di rifiuti, anche in diversi altri paesi. Ci sono paesi, cioè il Portogallo non ne ha, la Spagna non ne ha, la Grecia non ne ha, ci sono vari paesi che non ne hanno. Piano piano però chiudono, perché sono degli impianti assolutamente desueti, assolutamente privi di scientificità, sono archeologia industriale che non ha motivo di esistere. Lei ha visto quello che è stato riportato ad Assisi, io non sono andato per vari motivi ad Assisi, sì, è stato fatto un lavoro dall'Università di Göttingen, certo professor Böhner, che ha studiato le biomasse, gli impianti a biomasse, ancora una volta la Germania era partita prima con questi impianti a biomasse e lì si è visto per esempio che non sono assolutamente sicuri, perché esplodono, perché si incendiano, perché ogni tanto spesso perdono materiale che finisce poi nei corsi d'acqua, finisce in aria, eccetera. Ma un'altra delle cose che lui ha denunciato è che queste biomasse, questi, soprattutto i digestati, come io vi ho fatto vedere prima, che fanno i fiori e il grano mal formato, fanno ammalare la gente, perché in questo digestato ci sono delle spore di botulino o spore dell'agente del tetano, e quindi ci sono delle piccole epidemie di botulismo e di tetano in Germania. Lui ha fatto una cosa molto simpatica, ha preso una carta geografica della Germania puntando tutti questi impianti e poi una carta geografica della Germania in cui ha delineato i confini di tutte queste epidemie, piccole epidemie, le ha sovrapposte, sono esattamente sovrapponibili. Quindi anche lì si sta cercando poi di chiudere tutti questi impianti a biomasse, che sono una vera e propria follia, ma per molti molti motivi. Uno è che anche oltretutto rovinano l'agricoltura. Pensate che, per esempio, una cosa che non vi ho detto ma che è importante, questi impianti fanno diossine e ne fanno tante, così come le fanno gli inceneritori, come le fanno i cementifici che bruciano rifiuti. Le diossine si sciolgono nei grassi, quindi i latticini, formaggio, latte, eccetera, sono pieni di diossine in queste zone, ma anche le olive che sono grassi. Quindi chi ha per esempio un uliveto qua in zona, e magari anche un marchio, e fra un paio d'anni se lo vedrà cancellato, anche perché noi, il professor Ruccoli di Modena, lavoriamo con la comunità europea per fare le nuove leggi sull'ambiente. Noi oltretutto siamo anche consulenti dell'ISO, che è l'istituto mondiale che fa tutte le standardizzazioni. Proprio adesso abbiamo proposto, stiamo proponendo, anzi stiamo completando una proposta per controllare, per legiferare proprio su questi tipi di inquinamento. Quindi per esempio l'olio fatto con olivi, con olive cresciute intorno o vicino a questi impianti perderà il marchio all'inizio, poi non potrà proprio più essere venduto, al massimo si faranno le saponette se trovano qualcuno che glielo compra. Quindi insomma, in poche parole, si sta cercando di ritornare un po' alla razionalità e si smantellano tutti questi impianti.
se parla al microfono forse... Sì, eccomi. Ma sono io qui, professor Montanari. Ah, ecco, perché io sento dalle casse, quindi... Tutta la mia comprensione. No, dico, la ringrazio anch'io, per la seconda volta che ho il piacere di ascoltarla e naturalmente ogni volta trovo molto interessante tutto quello che lei dice. Volevo fare una breve considerazione su quell'allergologo che ha pensato di realizzare nel suo terreno un impianto di biomasse. E stavo pensando che tutto sommato questo allergologo non sia uno sprovveduto, perché è un ottimo modo per procurarsi clienti, insomma. A parte questo, io sono pienamente convinto che l'umanità intera rappresenta una enorme risorsa sia per le multinazionali della farmacia e sia per apparati sanitari. A qualcuno forse questa cosa non piace, però io ne sono proprio convinto. Noi siamo una risorsa. Guarda, io ho dedicato 4 capitoli di un mio libro che è esattamente questo, si chiama Il girone delle polveri sottili, esattamente a quello che sta dicendo lei adesso. Ci ho messo quattro capitoli, facendo anche degli esempi, portando alcuni casi abbastanza eclatanti. Ha ragione, è simpatica questa cosa del medico che si procura i clienti dal produttore al consumatore, ma forse ricorda il vecchio detto latino, medice cura te ipsum, medico cura te stesso, anche perché poi lui ce l'ha in casa sua, quindi magari dovrà cominciare a curare le sue di allergie, perché insomma, non so se avete dei figli, ma... ecco la precauzione. Buonasera, senta una domanda così perché stavo leggendo prima l'elenco dei metalli che avete trovato nelle varie... Non sono solo metalli, metalli e non metalli. Siccome sto seguendo da qualche mese, non so se posso, delle scie chimiche, non so se... La fermo subito. Le spiego perché. Le scie chimiche le vedo anch'io. Sono ossessionato da queste persone che mi martellano con le scie chimiche pretendendo che io gli dica cosa c'è nella scia chimica. Ma come diavolo faccio io a dire che cosa c'è nella scia chimica se non ho un campione di scia chimica? Avevo chiesto per un altro... Ah, ecco. Vedendo siccome delle cose le ho lette... E dei metalli li hanno trovati, chi ha fatto fare... Non è vero. No? Guardi, è un falso clamoroso. Le scie chimiche le vedo anch'io. Anch'io ne sono preoccupato. E sono aerei normali? Non so. Non sono aerei normali. Ma io di mestiere faccio lo scienziato, piaccia o no la cosa. Quindi io sono costretto a basarmi su dei fatti. Allora, qualche anno fa, quando ero forse un pochino più ingenuo, veniva da me della gente col sacchettino e mi diceva questa è una scia chimica. Io l'analizzavo, era normalissima polvere ambientale. Cosa facevano questi? Raccoglievano per terra della roba perché avevano visto una scia chimica, poi andavano a raccogliere la roba per terra e dicevano questa è una scia chimica. Ma io ho una scia a 4 km da qua. Dove mi va a finire quella roba? Lì per terra ho... tutto quello che è venuto dal traffico, quello che è venuto dal riscaldamento, quello che è venuto dalla fonderia, quello che è venuto dall'inceneritore. Io ho detto e scritto 1000 volte. Allora, quando uno dice è stato trovato il bario, mente, è un ciarlatano, perché non è affatto vero, non si è mai trovato niente. C'è una maniera per lavorare che si potrebbe fare tranquillamente, tecnicamente fattibilissimo, però bisogna impegnarsi a farlo, occorre tempo, denaro e volontà di farlo e attrezzature. Si prende un pallone aerostatico, lo si tiene pronto, nel momento in cui ci sono le scie chimiche, guardi, nella zona dove abito io sono comunissime, quindi non è che uno deve aspettare 2 mesi, uno aspetta 10 giorni e gli capitano. Quando ci sono le scie chimiche va su a
quei 4 chilometri col pallone, cosa che si può fare. Oltretutto c'è un professore proprio dell'Università di Modena che ne ha fatto uno, si va su, c'è una macchinetta che succhia l'aria, costa 2000 euro, quindi una cifra abbordabilissima, si succhia quell'aria, si riporta giù e si analizza. Ma fino a che si raccoglie per terra un cucchiaino di polvere, si dice di dentro c'è una... addirittura c'è qualche personaggio bizzarro che mi viene a dire che ci sono i nano computer dentro, beh insomma a me fa veramente ridere una cosa di questo genere. La scienza è un'altra cosa, la scienza è molto limitata, però ha delle regole ferree, quindi delle scie chimiche non si sa nulla. C'è un signore che si chiama Marciano di cognome che dice delle boiate pazzesche sulle scie chimiche senza nessuna base, eppure trova credulità, credulità presso la gente. Io sarei curiosissimo di sapere che cosa c'è. Portatemi un campione e io ve lo analizzo, ma senza campione. Grazie. Credo che qualcuno sia da portare via. Finito? Finito.